Dylan Dog numero 422, bis, l'isola dai due soli. C'è chi lo ha amato, c'è chi l'ha odiato, io lo considero un buon amico. Parliamone insieme dopo la sigla. Ebbene sì, dopo l'altro Dylan Dog bis, non ricordo se siamo al terzo o al secondo, io ricordo un Dylan Dog bis che fece scalpore nell'estate in cui c'erano quelli di Vasco Rossi, fondamentalmente a reggere il tutto, che mi era piaciuto molto, era anche forse più bello della storia del mese della serie regolare, e c'erano due Dylan, quindi nel primo bis c'erano due Dylan, adesso ci sono due soli, insomma c'è un po' questa risonanza metatestuale del fatto che è un albo bis per l'estate, è un esperimento che la Sergio Bonelli editore ha fatto durante l'estate, proprio perché l'estate è quel mese, è quell'insieme di mesi dove la gente sta di più sotto l'ombrellone, magari va in edicola e si piglia un fumetto da leggere, quindi se magari si è già letto il Dylan Dog del mese, si fa il bis. E questa operazione è andata molto bene, non l'ha fatta solo con Dylan Dog, l'ha fatta anche con altri albi bonelliani e quindi squadra che vince non si cambia. Anche questo numero è già sotto la guida di Barbara Baraldi, è già tornato il Dylan Dog Horror Club con Barbara Baraldi che rispetta le tre colonnine e ci dà delle citazioni, mischiando un pochino lo stile sia di Tiziano Sclavi di una volta, ma anche lo stile recchioniano, anche se l'aspetto wall of text è molto più presente da quando si è ritornati al Dylan Dog Horror Club. Mentre per quanto riguarda la storia in sé, mi fa molto piacere che si è rivelata, è successa una cosa che io speravo di vedere sotto la conduzione di Barbara Baraldi, anche se magari un albo bis può essere considerato dagli alti vertici non così importante come un albo normale, però ecco, la mia speranza era che con Barbara Baraldi si continuasse questa cosa che aveva iniziato Roberto Recchioni di far lavorare nuovi artisti sulla serie regolare. Per svecchiare un attimino, comunque dare un rinnovamento degli autori dilaniati, in vista anche delle storie future. E quindi abbiamo Davide La Rosa che appunto esordisce sulla serie regolare con questo numero. Per i disegni invece abbiamo Franco Saudelli che però non ho capito se è all'esordio sulla serie regolare o se lo abbiamo già visto. Mi sembra di notare un tratto in alcuni versi, che ho già visto nell'Oldboy. Quindi quello sicuramente, non ricordo se l'ho già visto sulla serie regolare, anzi scrivetemelo qua sotto se volete aiutarmi. Vi dico, già che ci siamo, se volete aprire la descrizione e i commenti per scrivere qua sotto, già che siete in zona, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, di mettere un bel mi piace, un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, di condividere il video con tutte le persone che amano Dylan Dog e di commentare appunto qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero e della mia opinione, perché no? Vi ricordo anche di seguirmi sugli altri miei social, stanno andando molto bene i video di TikTok che sto realizzando per Dylan Dog. Nello scorso video su Dylan Dog vi ho detto che ho voluto fare questo esperimento di fare un piccolo TikTok su Dylan Dog e è andato molto bene, quindi penso di continuare a cadenza, vediamo se settimanale o mensile, dipende dalle idee che mi vengono. Fatemi sapere qua sotto se avete delle curiosità da elargire agli ascoltatori di TikTok che magari a me non vengono in mente, che così le trasformo in un video di 1 minuto e magari vi cito anche. L'Isola dai due soli è un'insolita avventura estiva che si legge d'estate. Una cosa simile era capitato con un old boy di un paio d'anni fa, che se non sbaglio è stato l'old boy che mi ha fatto smettere di prendere l'old boy, perché era una storia proprio tipicamente da vacanza, ambientata in montagna in quel caso, dove l'orrore era la vacanza stessa in un paese fatto di persone molto strambe. Però davvero lo avevo trovato un po' una parodia macchiettistica di quello che poteva essere un numero di Dylan Dog, insomma non mi era piaciuto e pensavo che le storie stagionali in generale non mi piacessero. Invece questo numero, che ammetto ho letto in vacanza, quindi forse ero più nella location della storia, questo numero invece che parla appunto di un'isola dai due soli, quindi che trasmette calura estiva in questa calda estate, l'ho preferito, mi è piaciuto molto, non ho sentito
il senso di marchettone estivo che magari avevo, che avevo percepito con l'altra storia. È una storia dove Dylan Dog è apparentemente in solitaria, ma che riesce comunque ad avere l'aiuto del suo assistente Groucho, che al momento del bisogno appunto si rende utile e non si limita a un cameo fatto di qualche battuta all'inizio o alla fine della storia, ed è una cosa che, come sapete, se mi seguite, io apprezzo sempre. Per il resto invece appunto Dylan è in solitaria, è anche giusto che sia un numero in solitaria dove Dylan è lasciato un pochino alle sue paranoie. Per certi versi questo numero mi ha ricordato un fantastico numero del Color Fest che si chiama La Camera Chiusa, che però preferirò sempre a questo numero per motivi diversi. Questo numero porta Dylan un attimino sull'orlo, non dico della pazzia, però ci sono degli elementi che lo fanno confondere parecchio. Anche qui non c'è un vero e proprio aspetto sovrannaturale, perché mano a mano che si va avanti e si scopre il tutto, si va a capire che è la tecnologia, è la scienza che rende questi fenomeni su questa strana isola dai due soli, che li rende reali, che permette che accadano questi fenomeni. Non per questo l'orrore, l'elemento fantastico vengono meno, anzi, assolutamente, si percepisce questa vibe da soprannaturale, per tutto il numero, anche se poi di soprannaturale non c'è nulla, tranne appunto l'incontro che speravo di vedere prima o poi tra Dylan e la morte. Ormai la morte era un po' che non si vedeva in prima persona interagire con Dylan, e sono felice di questo felice ritorno. Sono felice di questo felice ritorno perché il dialogo diretto con la morte, lo scambio di battute con la morte, è tipico di un Dylan classico, di un Dylan dei primi tempi, e questa presenza, questo ritorno, questo cameo, fa notare ancora di più quanto si è tornati alle storie classiche che tutti possono apprezzare, anche se magari questa storia in particolare non tutti possono averla apprezzata, però spero che apprezziate il felice ritorno di questo personaggio molto importante per Dylan Dog. Io ho apprezzato anche un altro felice ritorno, ma poi lancio una piccola polemica sulla veridicità di quello che la Bonelli ci ha detto in passato. Nel finale mostrano come, appunto, ho parlato di scienza, ci sono dei progetti, delle cianografie che Dylan si appropria, diciamo, si appropria e li fa leggere a un esperto tra i suoi comprimari, e questo esperto è appunto Lord Wells. Io sono stato davvero felice di vedere Ro Lord Wells tornare nella serie regolare di Dylan Dog. Non è un personaggio che si vede spesso, però a me piace che Dylan Dog abbia un pochino il suo cast di comprimari, come appunto la Madame Trekolsky, come l'ispettore Block, come Groucho, come Jenkins, ma anche come Lord Wells stesso. È parte della famiglia di Dylan Dog e mi piace vederlo ogni tanto, mi piace sapere che è vivo. Perché dico così? Perché nel numero 405, l'uccisore, Lord Wells, era stato ucciso da Dylan Dog, da Roberto Recchioni, perché si diceva che Tiziano Sclavi non amava questo personaggio e quindi è stato tolto. Tant'è che di questa affermazione pensavo fosse, ci avevo creduto e avevo continuato a crederci quando, tornati all'entropia, con i numeri scritti da Claudio Lanzoni e sceneggiati da Barbara Varaldi, che ci hanno mostrato la scomparsa di John Ghost, la scomparsa di Rania, di Carpenter, il ritorno appunto allo status quo con la presenza dell'ispettore Block come ispettore e non come soprintendente, non come padre di Dylan, il ritorno ai vecchi fasti. Anche in quell'occasione non ho visto Lord Wells redivivo. Pur vero che non ho visto neanche Madame Trekolsky. Però diciamo, ecco, questo non vedere Lord Wells mi ha fatto pensare, ok, si è tornati allo status quo pre-ciclo recchioniano, però effettivamente Lord Wells non c'è,
Di conseguenza era vero, Tiziano Sclavi non voleva Lord West e l'ha fatto eliminare. Fino a che non ho letto questo numero, dove Lord Wells torna tranquillamente a fare il suo cameo, la sua comparsa, con mia grande gioia. Ma allora mi viene da dire, dato che è stato Tiziano Sclavi in persona, così dicono, a volere il ritorno all'entropia, il ritorno allo status quo precedente, al Dylan classico, a un colpo di spugna che ha cancellato non solo il ciclo 666, non solo il ciclo della Meteora, ma gli ultimi 10 anni di Dylan Dog, insomma quelli condotti da Recchioni, come se Recchioni prendesse tutti i suoi personaggi come se fosse il pallone nel campetto e se lo portasse via con lui. Perché allora Lord Wells è ritornato se è Tiziano Sclavi che... Cioè Tiziano Sclavi quando... È sparito Lord Wells, lo voleva Tiziano Sclavi. Adesso Tiziano Sclavi vuole il ritorno al classico, si è ritornati al classico. Ma c'è ancora Lord Wells, quindi Tiziano Sclavi ha cambiato idea su Lord Wells? Oppure si tiene conto di quello che dice Tiziano Sclavi solo se fa comodo effettivamente alla storia e o alle vendite? Oppure continua Tiziano Sclavi a essere un nome altisonante che... vuole mettere un paletto sulle decisioni fatte in modo che i fan non rompano le scatole? Secondo me è l'ultima opzione. Quindi abbiamo ucciso Lord Wells, ma sì, ma lo voleva Tiziano Sclavi. Ah, siamo tornati al classico, ma lo voleva Tiziano Sclavi. Ah, non mi piace Recchioni come gestione, e ma l'ho insignito Tiziano Sclavi. Cioè, continuano un po' questa cosa che a me dà un po' fastidio, che si utilizzi il nome di una persona che magari di Dylan Dog ne è anche un po' piena le palle per gestire un pochino il suo personaggio, perché non si è in grado di prendersi un attimino la responsabilità e dire ai fan: ragazzi, è così, stateci. Il prodotto è della Bonelli, non rompete le palle. Questa è una mia piccola osservazione sulla presenza di un personaggio che io comunque ho piacere di rivedere in queste tavole. Non ho molto altro da dire su questa storia, è molto carina. Ho già fatto qualche spoiler per chi l'ha letta, può averlo capito. Per chi non l'ha letta, in realtà non penso di aver rivelato chissà quanto, quindi mi vorrei attenere a questo senza dire di più. Fatemi sapere qua sotto voi cosa ne pensate di questo numero, scrivetemi anche se l'avete letto in vacanza o se l'avete letto a casa vostra e il mare e la montagna invece si stanno facendo attendere. Sono così curioso per fare due chiacchiere. Grazie ancora e arrivederci.